Cari cittadini, gentili consiglieri, gentili assessori, caro Presidente del Consiglio Comunale, cari vicepresidenti, Napoli deve riprendere il ruolo che storicamente le compete, ovvero quello di una grande metropoli europea. Alla tradizionale funzione di crocevia delle culture e delle civiltà mediterranee che ha sempre esercitato in virtù della sua collocazione geografica e della sua storia millenaria, dovrà ora ritrovare una presenza forte nel contesto delle grandi capitali dell'Europa continentale. Non una storia nuova, dunque. Per riconquistare la perduta centralità, però, è necessario uscire dalle grandi difficoltà degli ultimi anni e riprendere a pensare in grande. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la drammatica pandemia ancora in corso, che hanno ridotto ai minimi termini la reattività economica e finanziaria della città, è ora di cambiare marcia, sfruttando al massimo la storica occasione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta forse dell'ultima vera occasione per Napoli, di svoltare verso un futuro fatto di innovazione, crescita, occupazione e benessere. Sarà necessario rimboccarsi le maniche, perché l'impegno di governo sarà incredibilmente gravoso. Altrettanto incredibile però è la determinazione, la forza, la speranza, la convinzione che abbiamo tutti noi, questo consenso, la città tutta, di vincere questa sfida. Attraverso il dialogo con le altre istituzioni e con il governo, getteremo le basi per costruire il futuro della nostra città, lavorando alla risoluzione delle tante difficoltà finanziarie del Comune e utilizzando al meglio le risorse del PNRR. Occorrono poi donne e uomini capaci, solidi radici culturali, la consapevolezza della propria storia e la visione di ciò che si vorrà diventare. Per questo motivo, questa consiliatura deve essere una consiliatura di ricostruzione, con uno spirito costitutivo che mette insieme tutte le forze di questo consesso, maggioranza e opposizione, ognuno ovviamente nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, ma con l'obiettivo comune di fare il bene della nostra città. E io mi adopererò durante il mio mandato perché questo contributo e questo spirito venga tenuto in considerazione e venga salvaguardato nell'interesse primario del bene di tutti i nostri concittadini. E occorrono idee, tante idee, quelle che ho cercato di esplicitare nelle seguenti linee programmatiche e per le quali ringrazio i dirigenti e i funzionari dell'area organizzazione e gestione strategica del Comune. Colgo questa occasione per un breve inciso per ringraziare tutto il personale del Comune di Napoli che in questi anni complessi ha dato il meglio di sé, ha dato il suo contributo per cercare di dare risposte a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini e della nostra città. L'ha fatto con grande spirito di abnegazione e di sacrificio. Sicuramente ci sarà la massima attenzione mia personale, della Giunta e interpreto il pensiero di questo consesso per garantire condizioni di lavoro migliori, per garantire più personale, per garantire la possibilità di far crescere dal punto di vista organizzativo e numerico le forze dell'amministrazione del nostro comune, che l'amministrazione rappresenta la risorsa fondamentale per il rilancio della nostra città. E opereremo partendo da un obiettivo di riferimento, ritrovare la perduta coesione sociale. Napoli attualmente è molto divisa, anche a causa di anni di difficoltà, di conflitti, di scontri che hanno frammentato e parcellizzato una città in sofferenza. Sarà perciò opportuno riprendere le fila di un discorso di ricomposizione del tessuto sociale. I cittadini napoletani hanno bisogno e vogliono ritrovare unità, condivisione e concordia. E perciò l'azione di governo dovrà muoversi contemporaneamente su più piani. Da un lato proporre alla città un grande obiettivo di miglioramento della vita quotidiana e dell'efficacia dell'azione amministrativa, che siano immediatamente percepibili a tutti,
a chi vive nel centro della città, a chi vive nelle tante periferie della nostra città. Dall'altro, delineare una prospettiva di fondo, una grande prospettiva di fondo, fatta di una radicale trasformazione della città stessa. Nel mezzo, come ho detto, un'incessante opera di rammendo, di ricucitura del sentimento identitario e comunitario dei napoletani, che consenta di condurre tutta la città, nessuno escluso, verso un orizzonte di progresso e di sviluppo. In questo contesto, il delineare delle linee di programma appare il modo più tangibile per trasmettere a Napoli il primo tassello di un mosaico che dovremmo comporre tutti insieme. Perché le linee programmatiche che offriamo oggi a questo Consiglio e alla città costituiscono il nucleo centrale di un programma aperto che vuole evolvere e crescere con Napoli e con i napoletani, senza alcuna presunzione di esaustività, intendo offrire a tutti la possibilità di contribuire con proposte e idee che possano ulteriormente arricchire la visione della città in una prospettiva di condivisione. Perché è mia intenzione riconnettere la città con l'amministrazione e con il governo della cosa pubblica, senza escludere nessuno. E per farlo è necessario ascoltare, ed è ciò che continueremo a fare, ascoltare per comprendere bisogni e necessità, paure e speranze, difficoltà e umori, cercando di trovare insieme le soluzioni giuste, quelle che Napoli merita per ritornare ad essere una grande metropoli europea. Le linee programmatiche muovono da un quadro articolato di sfide da cogliere, transizioni in corso, opportunità e obiettivi da centrare, in collaborazione e sinergie istituzionali ed operative con le altre istituzioni ed enti territoriali. Le grandi sfide che noi abbiamo davanti, in primo luogo contrastare la crisi sociale e la crisi del lavoro, che è stata sempre drammaticamente presente nella nostra città. Il nostro pensiero va in questo momento agli operai della Whirlpool che sono impegnati in una grande battaglia per la difesa del lavoro, del loro lavoro, e alle tante altre crisi industriali, piccole, medie, grandi, molte sconosciute, che sono all'interno del nostro territorio. Il miglior modo per poter contrastare i mali endemici della nostra città è costruire opportunità di lavoro, un lavoro giusto, un lavoro equo, un lavoro legale che dia dignità a tutti. E poi il tema della vivibilità. Tanti di noi, tutti i nostri concittadini, chiedono migliori condizioni di vivibilità. Chiedono che i servizi che sono costituzionalmente garantiti vengano esercitati, garantendo efficacia ed efficienza, che siano garantiti a tutti, che non ci siano divari all'interno della nostra città, come noi rivendichiamo che non ci siano divari tra la nostra città e le altre città d'Italia. Una vera democrazia è una democrazia che è in grado di garantire gli stessi diritti a tutti, ma che lo faccia in maniera praticata, diritti reali che vengono sentiti, che vengono esercitati concretamente in tutte le parti d'Italia e in tutte le parti della nostra città. E su questo ci impegneremo. Ma dobbiamo fronteggiare delle criticità finanziarie enormi. La situazione debitoria e la situazione di squilibrio del nostro bilancio è ben nota. Noi dobbiamo essere in grado di poter fronteggiare questa difficoltà, lo dobbiamo fare ovviamente con il sostegno del governo centrale, perché non abbiamo altra via per poter far ripartire la nostra città, lo dobbiamo fare ovviamente con una politica che sia una politica fatta anche di efficienza, che sia fatta di rispetto delle regole, che sia fatta di garanzia dei diritti a tutti. E poi un pensiero va in questa grande sfida che noi abbiamo davanti ai tanti giovani che sono la vera forza, la vera energia della nostra amata città, ai tanti talenti che oggi non hanno la possibilità di esprimere le loro potenzialità, di costruire il loro futuro nella nostra città. Noi oggi abbiamo un dovere morale,
quello di fare in modo che la scelta di lasciare la nostra città non sia un obbligo, ma sia invece una scelta condivisa, meditata, e non sia un'occasione per lasciare indietro la propria storia, i propri affetti, ma sia solamente un'occasione di passaggio nel percorso di vita normale dei giovani di oggi. Ecco, lavorare contro la diaspora dei tanti giovani che oggi lasciano Napoli per trovare un'opportunità di vita migliore, un'opportunità di lavoro più qualificata, credo che sia la sfida primaria che noi abbiamo davanti. Senza giovani non c'è futuro per questa città e senza la loro energia, il loro talento, la loro forza non saremo in grado di costruire quello che è il futuro di tutti noi. A loro va il nostro impegno massimo e soprattutto va il riconoscimento di una sfida che è la sfida di una nuova Napoli che parte dal valore, dal lavoro e dall'opportunità per i nostri tanti giovani. Oggi viviamo in una fase in cui ci sono grandi transizioni a livello globale. Abbiamo davanti la transizione digitale, la transizione ambientale, le grandi trasformazioni sociali che sono in atto. Napoli deve essere in grado di cogliere queste transizioni come opportunità e non come occasione di ulteriori divari. Oggi noi abbiamo sui diritti dell'accesso al digitale, oggi in una città come la nostra, dove ci sono tante persone che vivono nella marginalità sociale, nella mancanza di un livello culturale, diciamo, educativo sufficiente, oggi abbiamo davanti a noi una grande sfida, quella di avere una città moderna, una città digitalizzata, una città smart, come noi diciamo, ma anche una città accessibile, una città che garantisca che la transizione digitale sia un'opportunità per tutti e non un'ulteriore occasione di divario. Noi dobbiamo fare un grande investimento, un grande sforzo sui servizi digitali in città, sui servizi digitali nella pubblica amministrazione, in questo il Comune purtroppo deve recuperare un ritardo molto grande e lo dobbiamo fare con una visione moderna che sia in grado di cogliere quelle che sono le sfide della nuova trasformazione anche all'interno del PNRR. Poi abbiamo una grande sfida ambientale. L'ambiente rappresenta una grande risorsa per la nostra città, ma anche un'occasione che spesso è stata occasione di grandi problemi per la nostra città. Oggi una politica ambientale che guardi alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua, alla ripresa del verde cittadino, a un cambiamento di quelle che sono anche l'utilizzo delle risorse fossili, guardando all'idrogeno, guardando all'elettrico, guardando a una mobilità che sia più sostenibile. E questo non solo la mobilità, diciamo, terrestre, immaginiamo alle nostre automobili, ai nostri strumenti di trasporto, ma anche ai grandi temi del porto e delle navi nel nostro porto. Oggi guardare a una transizione ambientale integrata, questo rappresenta un altro tassello per la nascita di una città che guardi realmente al futuro. E poi le grandi trasformazioni sociali. Napoli è stata sempre capace di interpretare il cambiamento con la sua grande capacità di integrazione, di inclusione delle diversità, inclusione delle razze, inclusione di quelle che sono le diverse forme di espressione della vita civile. Ecco, la nostra grande capacità di inclusione credo che deve essere una delle grandi forze della nostra città. Noi dobbiamo essere in grado di trasformare socialmente i nostri territori. Questo lo si fa dal lato utilizzando la leva educativa, quindi una grande sfida che noi abbiamo davanti è la sfida della povertà educativa e della dispersione scolastica nella nostra città. Dall'altra, una grande altra sfida che noi abbiamo davanti
è la sfida della trasformazione urbana dei territori, dove la qualità urbana diventa dignità delle persone. E quindi abbiamo la necessità di una grande stagione di recupero ambientale e di recupero urbanistico, soprattutto dei quartieri che sono più in difficoltà, dei grandi complessi di edilizia economica e popolare che spesso soffrono per anni di mancanza di manutenzione e per l'assenza di infrastrutture, e fare in modo che questa azione sia un'azione che consenta a tutti noi di poter garantire dignità a tutti i cittadini di Napoli. E poi il rapporto tra il nostro territorio e i processi di globalizzazione che stiamo vivendo. Noi spesso diciamo vogliamo una città internazionale. Napoli è una città internazionale nella sua storia e nelle sue tradizioni, ma la sfida della globalizzazione è una sfida che significa capacità di attrarre, capacità di valorizzare il nostro brand Napoli a livello globale, capacità di poter utilizzare la nostra capacità di stare sui mercati internazionali, quindi attrarre talento, attrarre turismo di qualità, attrarre investimenti, attrarre capacità di trasformazione e idee nuove che vengono da tante parti del mondo. Questa è una sfida importante per noi, noi dobbiamo essere internazionali nei fatti, non solo nelle parole, ed essere in grado di poter mettere davanti a noi un'idea di una Napoli globale che sia capace di conservare e rafforzare la sua grande identità storica, ma sia aperta fortemente a quelle che sono le istanze che vengono da tutte le parti del mondo, come storicamente è sempre stato. E poi abbiamo due grandi opportunità in questo momento. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui si parla tanto in questi giorni, e la necessità di un ripreso dialogo istituzionale, di un dialogo istituzionale molto forte con la Regione, con il Governo centrale, con il Governo europeo. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza voglio fare un piccolo approfondimento. Io vengo dall'assemblea dei sindaci di Parma, dove c'è stata la presenza sia del presidente Mattarella che del premier Draghi, di molti ministri del governo, ed è emerso chiaramente che la sfida del PNRR è una sfida delle città. Le città debbono avere la capacità di realizzare una gran parte delle opere che sono previste nel PNRR. E noi tutti abbiamo messo sul tavolo un punto molto importante: rafforzare le strutture amministrative delle città per fare in modo che questa sfida non sia solamente una sfida virtuale, ma sia una sfida reale, che sia fatta non di ipotesi di progetto, ma sia fatta di progetti concreti e realizzati, di cui i cittadini possono godere di benefici reali. Ecco, oggi sempre di più il ruolo delle città e soprattutto il ruolo delle grandi città metropolitane diventa strategico rispetto alla trasformazione del Paese e la capacità di cogliere le opportunità del PNRR. Questo ci dà un'ulteriore responsabilità, ci dà la responsabilità che in questo momento noi non solo dobbiamo rispondere delle nostre azioni ovviamente ai cittadini napoletani che ci hanno eletto, ma noi dobbiamo rispondere delle nostre azioni anche al Paese che vuole investire sulle città, vuole investire su Napoli, e il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è strettamente legato alla nostra capacità di realizzare le opere, realizzare le infrastrutture, realizzare i servizi che sono previsti. Questa è una sfida molto grande, io mi rendo conto che per noi che viviamo nella terza città d'Italia, ma una città che purtroppo soffre dei problemi che abbiamo ereditato da un lungo passato e che quindi oggi ci mettono in difficoltà la debolezza della macchina amministrativa come numero di persone, come competenza, le difficoltà di bilancio, le difficoltà organizzative, le grandi difficoltà di un territorio che ha tante sofferenze e tante fragilità, questa sfida è ancora più difficile. Però io credo che l'orgoglio della nostra città, l'orgoglio nostro, il nostro obiettivo deve essere quella di vincere questa sfida,
di sentirci protagonisti di questa sfida e fare in modo che il successo del PNRR e degli investimenti del PNRR sia un successo reale per i nostri cittadini, che potranno godere di infrastrutture finalmente che aspettano da tanto tempo, ma che sia anche un successo del Paese, che finalmente potrà parlare di una Napoli, di un Mezzogiorno che è in grado di rispondere a quelle che sono le sfide che vengono poste con grande serietà, con grande rigore, con grande capacità e mettendo il meglio delle competenze e delle capacità che ci sono nella nostra città. E poi gli obiettivi. Gli obiettivi sono tre che io ho delineato in queste linee programmatiche, tre principali. Noi dobbiamo partire da una nuova stagione di sviluppo. La città negli ultimi anni si è molto impoverita per la crisi del 2008 e le sue conseguenze, per la crisi del Covid. Il reddito medio della nostra città si è ridotto. Abbiamo che le fasce di povertà si sono ampliate e gli storici divari non si sono colmati, anzi sono aumentati. E quindi se noi vogliamo fare una politica sociale concreta, se noi vogliamo dare un'opportunità a tutti, non possiamo che partire da una nuova stagione di sviluppo, perché solo se noi produciamo reddito noi siamo in grado di poter creare, di poterlo di ridistribuire e di poter fare in modo di che possiamo aiutare i più deboli e i più fragili. E quindi ci sono da mettere in campo delle politiche di rilancio economico e sociale della nostra città. In questo ovviamente il ruolo della transizione digitale e della transizione ecologica sono fondamentali, a partire dalla valorizzazione di quelli che sono i temi centrali in una città moderna, dalla mobilità al verde urbano, al sistema dei parchi, alla gestione dei rifiuti, alla valorizzazione della risorsa mare, che è una valorizzazione fondamentale per garantirne una maggiore accessibilità e una maggiore ricaduta sul benessere dei nostri concittadini. Ma analogamente noi dobbiamo pensare alla riduzione del disagio sociale e quindi pensare a un nuovo welfare che, partendo proprio da un patto territoriale per il lavoro e l'educazione, sia in grado di contrastare la povertà educativa, dare un nuovo futuro alle periferie e soprattutto guardare il welfare come uno strumento per mettere al centro le persone, anche procedendo con un partenariato forte tra il pubblico e il privato, insieme alle associazioni del terzo settore, alle strutture del terzo settore, che tanto hanno fatto in questi anni, spesso sostituendosi a quelle mancanze che l'amministrazione pubblica non è riuscita a soddisfare. E poi questo tema dei giovani che ricordavo prima, rispetto ai quali noi dobbiamo fare sempre un maggiore investimento, sempre una maggiore valorizzazione, sempre un maggiore spazio nell'ambito della nostra vita sociale e pubblica. Abbiamo in questa politica di sviluppo, non possiamo dimenticare il ruolo strategico del porto, che è una grande risorsa ancora inespressa rispetto a quelle che sono le potenzialità e le nuove opportunità che vengono dalle zone economiche speciali, che sono promettenti, ma noi non abbiamo ancora avuto l'opportunità di vederne l'impatto su quella che è la politica della nostra città e della città metropolitana. È ovvio che questo riguarda sia la zona orientale che la zona occidentale, che sono interessate a questo tipo di attività e di azioni amministrative. Noi abbiamo, tra parentesi, c'è anche la grande sfida di Bagnoli che noi abbiamo davanti e che anche questa sarà, con il passaggio del commissariato al sindaco, anche questa consentirà alla nostra città di poter avere un ruolo più forte nella trasformazione di un pezzo di città che è determinante per il futuro di questa città, ferma da troppo tempo senza ancora una definizione chiara dei tempi e dei modi di un completamento dei lavori e di un inizio delle politiche di trasformazione urbana.
E poi il ruolo delle imprese. Il ruolo delle imprese è molto importante. Noi dobbiamo ridare fiducia ai nostri imprenditori, fare in modo che i nostri imprenditori possano ritornare a credere nell'investimento nella città, quindi creare condizioni favorevoli all'investimento e a quelle che sono le azioni imprenditoriali, che possono riguardare sia le attività commerciali, le attività industriali, le attività dei servizi. Oggi la forza della nostra città è anche la forza della sua impresa, delle sue categorie professionali e quindi dobbiamo ritornare a una politica di dialogo, di definizione di obiettivi comuni e di sostegno a quello che è l'iniziativa privata. E poi il grande tema del turismo. Il turismo è una grande risorsa, lo stiamo vedendo questi giorni, dove anche in mancanza di politiche di marketing specifico abbiamo un'occupazione dei posti letto in città estremamente alta, abbiamo tantissimi turisti che sono nelle nostre strade, però non ci possiamo accontentare di questo turismo. Abbiamo bisogno di un turismo di maggiore qualità, di un turismo che sia capace di portare più valore aggiunto alla nostra città e che la consumi meno, quindi una politica del turismo che rafforzi l'identità del nostro brand Napoli, ma la valorizzi verso un turismo più esperienziale, migliorando la qualità del turismo in città e anche riducendo l'impatto dal punto di vista per quello che sono gli impatti negativi. Questa è un'altra delle sfide che noi abbiamo davanti. Fare questo significa anche riportare Napoli nel mondo, la sua riconoscibilità, il suo grande valore, la sua centralità rispetto a quelle che so che è il grande nome della nostra città riconosciuta a livello internazionale. Poi la cultura, la politica culturale, che significa non solo una politica culturale che guardi sicuramente alla valorizzazione di quelle che sono le tante eccellenze del nostro territorio, ma che sia anche una politica di cultura diffusa, di cultura che abbia una funzione educativa e di recupero sociale, che sia in grado di guardare a tutti, non dimenticando la sua dimensione internazionale, ma non staccandosi da quelli che sono i territori in cui questa cultura si sviluppa. E infine il grande tema dell'artigianato. Napoli ha una grandissima qualità artigianale, spesso da noi non valorizzata. Considerare l'artigianato non solo come un'azione produttiva, ma come un grande fattore di valorizzazione dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico della città, rappresenta anche un modo per poter rilanciare uno dei settori che sono di grande tradizione, ma anche di grande potenzialità economica rispetto a quelle che sono le politiche di sviluppo della nostra città. Mi avvio rapidamente alla conclusione. Noi, una seconda leva che noi abbiamo davanti è quella di dare un nuovo svolto alla città, una città spesso immobile, e forse il caso di Bagnoli è quello più esemplificativo, ma che ha trovato grandi difficoltà a trasformarsi negli ultimi anni. Per questo noi dobbiamo rilanciare un'idea di rigenerazione urbana della città, che guardi al futuro della nostra città, che sia capace di trasformarla, di dare nuove opportunità, di migliorare la qualità della vita, di rigenerare il tessuto sociale. E lo dobbiamo fare anche guardando a una dimensione policentrica della città, che non guardi solamente ad alcune parti della città, ma a tutti i quartieri, a tutti i luoghi, a tutti quelle che sono, diciamo, le tante opportunità ed eccellenze che noi abbiamo, che abbiamo nel nostro territorio. Pensiamo ai tanti quartieri dove senza dubbio noi possiamo creare e realizzare nuovi investimenti, nuovi insediamenti, la possibilità di creare nuove luoghi dove la qualità della vita possa migliorare, dove gli investimenti possono essere attratti. Pensiamo a Napoli Est, pensiamo alla zona Ovest, ai nostri quartieri della zona Nord, pensiamo alle opportunità di trasformazione urbana che si possono realizzare, ma anche con una distribuzione della qualità dei servizi, con un migliore funzionamento del decentramento amministrativo, che è una grande sfida che noi abbiamo davanti, con la possibilità di guardare anche a portare
dare qualità e bellezza anche in periferia. Questo è un tema molto importante perché significa anche dare nuova dignità e nuova identità. Ovviamente per far questo abbiamo bisogno di una mobilità adeguata, quindi guardare con attenzione a una mobilità che sia sostenibile e anche efficace. Abbiamo la necessità di una attenzione ai temi ambientali che sia diffusa in tutti i quartieri della città e ovviamente in un'organizzazione amministrativa che valorizzi il decentramento e quelle che sono la possibilità di portare dei servizi in prossimità del cittadino. Noi dobbiamo essere più vicini al cittadino nella qualità e nell'erogazione, ma anche nel controllo dei servizi erogati. E proprio la vicinanza ai cittadini significa avere quel lavoro di rammendo, di ricostruzione di un tessuto sociale che sia finalmente coeso e vicino a tutti. Questo significa ripristinare un rispetto delle regole, perché una città che rispetta i cittadini è una città dove le regole vengono rispettate, dove venga garantita sicurezza in tutti i territori, ovviamente per quello che compete alle nostre competenze, quindi aumentare i presidi della Polizia Municipale, aumentare la videosorveglianza, garantire un migliore intervento nelle aree a maggiore criticità. Ovviamente questo insieme alle altre istituzioni dello Stato che sono preposte a questo compito, questo sicuramente significa essere vicini ai cittadini. Come abbiamo la grande sfida della cura all'infanzia. Noi siamo una delle città che ha la minore percentuale di asili nido in tutta Italia. Oggi questo significa non solo mancanza di cura all'infanzia, ma significa non dare opportunità alle donne di poter sviluppare le loro attività lavorative. Ecco, utilizzare l'opportunità del PNRR per finalmente riuscire a costruire una rete di asili nido pubblici nella nostra città, questo rappresenta una leva fondamentale per combattere la dispersione scolastica, perché dall'asilo si incomincia l'educazione dei bambini, ma significa anche dare una mano significativa alle tante donne che oggi hanno difficoltà a poter inserirsi nel mercato del lavoro, proprio perché non ci sono oggi servizi di prossimità di cui c'è tanto bisogno e che sono tanti diffuse nelle altre città italiane. E poi più sostegno al terzo settore che è ai temi del welfare. Io l'ho sempre detto, in questi anni il nostro comune ha retto perché c'è stato tanto volontariato, ci sono state tante associazioni, tanti cittadini, sia laiche che cattoliche, tante associazioni laiche e cattoliche che hanno dato un contributo straordinario per supplire a dei servizi sociali che non si era in grado di erogare. Ecco, questa grande forza va ovviamente valorizzata, va messa all'interno di una politica del welfare in cui ci sia coprogettazione, copianificazione, in cui il pubblico e il privato del terzo settore stiano insieme per poter fare in modo che i servizi sociali in una città che ha tanto bisogno di servizi sociali siano garantiti con continuità e con qualità. Ed infine oggi abbiamo la necessità forte di pensare ai più fragili, che sono i tanti dimenticati, i tanti abbandonati, che sono gli anziani, che sono gli emarginati, che sono i tanti che oggi non hanno la possibilità di poter vedere un futuro di servizi, un futuro di qualità, un futuro di opportunità. Ecco, non c'è nessun modo per costruire una Napoli che sia una Napoli più giusta, una Napoli che cresca, nessun modo migliore che pensando a tutti. E io voglio concludere proprio con questo pensiero, con l'impegno che l'amministrazione porterà avanti per essere vicine ai territori più difficili della nostra città, ai tanti quartieri che si sentono abbandonati perché non hanno neanche i servizi elementari, non hanno neanche gli uffici comunali aperti, alle tante persone che oggi pensano di non essere considerate da nessuno,
quando si parla della disaffezione alla politica, quando si parla della disaffezione alle elezioni, del tanto non voto, dobbiamo pensare che tante persone non votano perché pensano che il loro voto non serve a niente, perché anche se votano alla fine nessuno, la loro vita non cambia. Ecco, noi il miglior modo per combattere il non voto è quello di amministrare bene e di amministrare nell'interesse di tutti. E noi quello che tutti insieme faremo per dimostrare che Napoli è all'altezza della sfida. Grazie.